Buonasera, benvenuti a tutti gli utenti che ci seguono sui canali social e sui canali streaming di NARS Times, ma anche di Assocare News, NARS 4.0 e poi sui siti ufficiali, sulle pagine ufficiali dei siti dell'IPASVI della provincia di Bari e dell'IPASVI BAT, perché sono attraverso questi canali che questa sera avviamo e terremo questo dibattito ospitato nella sede del Collegio IPASVI di Bari, che è stato promotore di questa iniziativa insieme al Collegio IPASVI BAT, dedicato al rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanità. Faremo un po' il punto della situazione, o quello che, come è stato annunciato attraverso appunto la presentazione di questo incontro, faremo una fotografia dello stato dell'arte. Lo faremo con degli ospiti importanti che vi vado a presentare e a ringraziare. Comincio con il senatore Antonio Azzolini, già presidente della Commissione Bilancio del Senato, e poi l'avvocato Nicola Roberto Toscano, specialista e cultore in diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l'Università di Bari, poi il presidente dell'IPASVI della provincia BAT, Giuseppe Papagni, e un po' il padrone di casa, Saverio Andreu, la presidente del Collegio IPASVI di Bari. Non avremo soltanto interventi qui di fatto nel nostro studio, ma anche avremo contributi telefonici con alcuni rappresentanti sindacali e anche con altri colleghi di testate che si occupano di informazione infermieristica. Se vorrete, seguendoci sui canali social, potrete anche rivolgere domande e scrivere le vostre riflessioni, che possono diventare motivo di discussione con gli ospiti in studio. Allora, qual è il punto di partenza e perché si è voluto questo dibattito? Poi ce lo faremo dettagliare anche dagli ospiti. Perché da 9 anni si aspetta il rinnovo del contratto del comparto sanità, fermo dal 2009, rinnovo che deve essere, tra virgolette, ancora sottoscritto e deve essere ancora limato dalle parti in causa. Nell'ambito del rinnovo, per quanto riguarda la parte infermieristica, si prevede un incremento medio di 85 euro al mese, ed è una cifra che la parte infermieristica ha ritenuto esigua, tanto che i sindacati che si riconoscono appunto nel mondo infermieristico, per il 23 di febbraio hanno annunciato uno sciopero per protestare contro questo rinnovo del comparto sanità. Di questo parleremo, ma non solo di questo. Vado dal presidente Saverio Andreola, con il quale rompo il ghiaccio e al quale chiedo perché la necessità di questo dibattito e ovviamente quali saranno i temi sui quali punteremo principalmente le attenzioni. Grazie per la parola. Ci siamo resi conto che in questo ultimo periodo, in particolare nei social, imperversano una serie di informazioni, spesso e volentieri le stesse sono oggetto di una forte strumentalizzazione. C'è l'esigenza di fare chiarezza su una serie di situazioni che leggiamo nella quotidianità, ci pervengono numerosi quesiti che evidenziano uno stato di disagio complessivo del sistema sanitario. Siamo in un momento molto particolare perché, come si sa, insomma, c'è una tornata politica che bisognerà affrontare, c'è quindi anche da questo punto di vista una certa conflittualità nel mondo sindacale, poiché ci sono i rinnovi delle RSU, c'è una situazione all'insieme diciamo molto molto delicata che ci riguarda, poiché abbiamo raggiunto in questo ultimo periodo dei traguardi come professione sanitaria e quindi abbiamo la necessità, come dire, di cimentarci nel quotidiano e di avere un supporto in termini di comunicazione efficace. C'è il bisogno, e lo si sa, in questo ultimo periodo c'è stato tra l'altro il rinnovo dei collegi, diventati poi, come tutti sanno, ordini al pari delle professioni sanitarie mediche. Insomma, ci sono tante situazioni che probabilmente nell'insieme
avrebbero bisogno di essere meglio, come dire, raccontate, anche e soprattutto in considerazione del fatto che ci apprestiamo a vivere un rinnovo contrattuale, come lei giustamente diceva poc'anzi, che come dire, dovrebbe riprendere e dovrebbe portare in un certo qual modo alla professione sanitaria di infermieri dei riconoscimenti, considerando che in questo arco temporale abbiamo avuto significativamente dei riconoscimenti non solo di status con l'ordine, ma anche e soprattutto riconoscimenti sul piano della responsabilità, nel senso che la nostra attività è stata parificata in termini di responsabilità anche con le professioni sanitarie mediche e quindi da questo punto di vista oneri. Agli oneri, diciamo, servirebbero degli onori e quindi gli infermieri leggono in questa tornata elettorale la possibilità di avere dei riconoscimenti e quindi di vedersi per certi versi riconoscere questo mutato, come dire, profilo di responsabilità professionale, poiché appunto si ha questa forte necessità. E anche perché, voglio ricordarlo in modo tale che diventi base comune di partenza, che l'ultimo contratto, manco a farlo apposta, si riferisce alla possibilità, con dichiarazione congiunta di tutte le parti in causa, ARAN compreso, della possibilità di rilanciare con il successivo contratto che accade dopo tanti anni e quindi di riconoscere agli infermieri appunto il proprio valore professionale, il percorso accademico e di carriera, le competenze avanzate specialistiche che nel frattempo sono state discusse. Ecco, questo è il corollario che ci ha, diciamo così, a me e a Giuseppe, come dire, non dico costretto, ma insomma orientati nel fare questa scelta. E quindi grazie appunto alla presenza di ospiti illustri cercheremo per quanto possibile di, dare un quadro chiaro e un'esposizione chiara di come sta procedendo questa tornata contrattuale. Possiamo dire che c'è un po' di delusione, la possiamo definire tale, nel mondo infermieristico per questo rinnovo, per questo ritocco solo a 80, diciamo di media di 85 euro al mese? Più che insomma c'è una forte delusione da parte della comunità infermieristica per questo rinnovo contrattuale che si preannuncia appunto deludente dal punto di vista economico. Ecco, l'ordine degli infermieri ha nel suo DNA quella di valorizzare la professione infermieristica, per cui noi abbiamo scelto questa giornata proprio per dare chiarezza e un segnale anche al mondo politico, perché no? Perché anche l'ordine, valorizzando la professione infermieristica, questo passaggio passa anche dalla parte economica. Quindi non ci nascondiamo, vorremmo che questo riconoscimento appunto arrivi con il contratto, con il nuovo contratto, per cui come ordine ovviamente siamo favorevoli a ogni tipo di iniziativa che favorisce questo percorso di valorizzazione. Ovviamente noi vorremmo fare chiarezza, come diceva il collega di Bari, perché gli infermieri devono conoscere tutto il percorso che poi porta appunto a un riconoscimento anche economico, quindi con il nuovo contratto di lavoro, passando anche dalla possibilità di poter arrivare al riconoscimento dell'attività libero professionale anche per gli infermieri, così come avviene per i medici. Quindi passaggio ad ordine deve essere conseguenziale, così come avviene anche per le altre famiglie professionali, quindi un riconoscimento anche di una professione intellettuale per gli infermieri. Visto che il mondo politico è stato chiamato in causa, io vado dal senatore Antonio Azzolini, che va detto, non è in campagna elettorale, ma qui non apro una polemica, senatore, non è in campagna elettorale, è stato senatore sino a, alla chiusura di questa legislatura. Qual è il punto di rottura, se posso usare questo termine, che fa scendere o farebbe scendere in piazza gli infermieri? È un emendamento che nella commissione bilancio, emendamento che mi sono informato, poi mi corregga se sbaglio, lei non ha approvato, non ha votato assolutamente, un emendamento che riconosce una sorta di appunto di premialità al mondo medico e discrimina il mondo infermieristico. È come se il mondo infermieristico fosse stato dimenticato ancora una volta dalla politica. È così o è una chiave di lettura troppo partigiana? No, non solo non è partigiana, ma è piuttosto irritante. Prima però voglio dire che la questione degli infermieri
mi è chiara sin dal 2011. Ciò che hanno detto Saverio Andreola e Papagni aveva costituito oggetto di un disegno di legge a prima firma, a mia prima firma, presentato nel 2011 al Senato, che così era denominato: misure a favore dell'estensione del regime libero professionali degli operatori delle professioni sanitarie. Io questo problema, diciamo, l'ho presente da tempo e credo fermamente che questa sia la strada maestra che potrebbe dare agli infermieri non soltanto quelle gratificazioni economiche necessarie per un lavoro insieme rilevante e duro come quello appunto degli infermieri, ma soprattutto dava loro una dignità culturale di libera professione. A mio avviso li avrebbe guadagnato non solo gli infermieri, ma anche la sanità, perché l'efficienza certamente sarebbe aumentata e di parecchio. Ora, non solo non è stato dato corso a questo disegno organico, ma inopinatamente in una delle notti delle leggi di bilancio, secondo me con un pizzico di malafede, ma peggio, con molta trasandatezza, sono state stanziate delle somme che vogliono mitigare i risultati di un decreto legislativo del 2017, ma sono state stanziate somme esclusivamente per una parte del personale della sanità, ed in particolare è stata soltanto stanziata una somma importante per la dirigenza medica sanitaria, importante perché è stanziata per un lungo numero di anni, e fino al 2024, 2025, e addirittura viene stanziata in maniera definitiva e permanente a partire dal 2026. Perché è rilevante, quindi irritante? E non è una misura magari temporanea per cui avrebbero potuto dire agli infermieri: beh, vabbè, adesso alla prossima legge di bilancio. No, questo problema con questa formulazione si può ritenere chiuso per il legislatore. Ed allora è stato adottato, direi, non so se con malafede, questo non posso dirlo, ma certamente con una trasandatezza notevole, perché nessuno si è fatto la domanda come è possibile discriminare in maniera così evidente una importante, direi essenziale, parte degli operatori della sanità, che sono gli infermieri. Fare una cosa del genere sicuramente non è stata una cosa fatta bene, anzi direi è stata fatta male. La interrompo, ma voglio dire una cosa: non solo non ho partecipato, ma questo emendamento è stato fatto alla Camera, perché al Senato, diciamo, per chi mi conosce sa che questa cosa difficilmente non mi sarebbe balzata agli occhi. No, ma resto su di lei, perché c'è un passaggio che tra virgolette diventa preoccupante, cioè lì non c'è possibilità di redenzione anche da parte del tranne se non si interviene con la redenzione. È possibile, ed è questo il messaggio che io voglio lanciare. Ne abbiamo parlato con i dirigenti, con Saverio, con Cosimo, ma voglio lanciare, anche se non sono candidato, mantengo il mio impegno perché il prossimo legislatore riveda drasticamente questa impostazione sbagliata. Perciò c'è una via di uscita, certo. Se il problema, tutte le leggi sono modificabili, infatti, rinnovabili, no. O addirittura ne fai una nuova e lo metti, questo è possibile. E ho detto chiuso perché il legislatore, quando ha fatto una norma che è strutturale, poi non si occupa più del problema se qualcuno non lo pone all'attenzione. Posso serenamente dire che lo porremo all'attenzione. Certo, mi sarà un po' più difficile perché hanno avuto una brillante idea, ma come vede
le brillanti idee, ogni tanto le ha qualcuno, per fortuna non partecipo io alle idee brillanti, ed ecco i risultati. In ogni caso, voglio dire, qualche idea di come fare ce l'ho, insieme con i responsabili degli infermieri e naturalmente con i consulenti legali, per vedere esattamente come inserire bene e non in maniera trasandata una norma nell'ordinamento si può fare. Ma voglio aggiungere, se mi consente, un'altra cosa. Queste quantità, mentre sono rilevanti perché sono visti nell'insieme e poi addirittura strutturali e durature, quindi sono 240 milioni, se lei li vede ad anno, sono somme che in una legge di bilancio non sono assolutamente trascurabili, ma nemmeno impossibili. Ecco perché sono stati trasandati quelli che l'hanno firmato. Voglio dire, dove si sono trovati 30 milioni, trovarne anche 40, poi magari diceva agli infermieri la destinazione migliore, cioè meno, inferiore questa volta, la miglioriamola poi, eccetera. Lasciavi cioè aperto un canale, così non l'hai lasciato, per questo mi sono permesso di osservare il ritardo. Anche in questo caso voglio dire, il messaggio è che se ce ne occupiamo, io già sin d'ora vi dico che lo sono, lo ero prima, lo sono tuttora, insieme la vediamo questa questione, voglio lanciare un messaggio rassicurante. In un contesto anche di finanza pubblica molto delicata, queste grandezze sono grandezze che con una certa insistenza si possono trovare, e noi ancora qualche cosa del bilancio dello Stato conosciamo. Chiedo intanto ai colleghi che si stanno occupando della parte anche tecnica e perciò regia, riprese, di preparare uno dei primi collegamenti di questo dibattito, così come previsto in scaletta. Ci arriviamo ovviamente al collegamento telefonico non prima di aver chiuso questo giro con l'avvocato Nicola Roberto Toscano, al quale insomma chiedo un primo flash su come si forma un contratto collettivo di lavoro. Noi qui stiamo parlando quello del comparto sanità, però come si forma, e ovviamente poi entreremo nello specifico per capire questo contratto di cui stiamo ragionando adesso, che criticità eventualmente manifesta. Avvocato. Beh, noi siamo adesso nella fase clou, nella fase centrale, che è quella delle trattative tra il soggetto negoziale, che è l'ARAN per le amministrazioni pubbliche, e le organizzazioni sindacali. Ma prima di questo momento, come parte il processo di contrattazione? C'è una fase che lo anticipa, lo prepara, e parte con una formulazione di indirizzi. Indirizzi che sono forniti dal comitato, il cosiddetto comitato di settore, che è proprio l'espressione delle amministrazioni interessate. In questo caso è la conferenza delle regioni che esprime il comitato di settore per questo contratto collettivo della sanità. Il comitato di settore formula degli indirizzi, ovviamente di concerto con il governo, perché poi bisogna verificare, come si diceva poco fa, la compatibilità di questi indirizzi della contrattazione. Indirizzi sono le indicazioni su quelli che devono essere i punti salienti del contratto a formarsi, e bisogna verificare la compatibilità con gli indirizzi di politica economica e finanziaria del governo. Una volta che questi indirizzi vengono formulati dal comitato di settore, vengono infatti in vari passaggi mandati al governo, che li approva, e una volta che vengono approvati vengono poi mandati all'ARAN. L'ARAN a quel punto avvia il processo negoziale, chiama i sindacati rappresentativi del comparto, in questo caso, per le trattative. E dopo questa fase, che in questi giorni sta vivendo proprio i suoi passaggi più importanti, più discussi, pare che ci sia stato un incontro l'altro giorno, un altro ce ne sarà forse il giorno 12, si arriva alla cosiddetta ipotesi di contratto collettivo. Il testo approvato dalle parti non è già contratto, come avviene in qualsiasi settore privato, ma è una ipotesi di contratto. A quel punto l'ipotesi di contratto, perché si chiama ipotesi di contratto? Perché deve ritornare di nuovo al comitato di settore, che verifica, come dire, che quegli indirizzi sono stati rispettati, e poi c'è un controllo,
ex post di nuovo da parte del governo, che verifica di nuovo la compatibilità di quel che si è andato a stabilire con gli indirizzi e i vincoli di politica economica e finanziaria, e poi c'è un altro controllo importantissimo che è quello della Corte dei Conti. Per rendere empirica la cosa, ecco, per quanto riguarda il contratto collettivo delle funzioni centrali, il cosiddetto contratto collettivo degli statali, siamo già in fase avanzata, l'ipotesi di accordo c'è stata poco prima di Natale e adesso siamo nella fase dei controlli successivi, perché si è scelto in questa storica fase di rinnovi contrattuali di partire proprio dal contratto collettivo degli statali per dare un pochettino una forma generale che potesse essere poi mutuata anche negli altri tre comparti. I comparti sono in tutto quattro adesso, dopo la riduzione disposta dalla Brunetta, dal decreto legislativo Brunetta del 2009, e quindi dare un pochettino un input generale a questi contratti, ciascuno dei quali poi ha le sue specificità. Una volta che sono passati positivamente tutti questi controlli, si arriva alla firma finale del contratto collettivo, che diversamente dal contratto collettivo del privato ha una sua particolare valenza, perché si applica a tutti i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Ovviamente questo però non è un rinnovo come gli altri, è stato detto poco fa, è un rinnovo storico. Non c'era mai stata una pausa di, io ricordo 10 anni fa, quando scrissi l'ultimo commentario del contratto collettivo della sanità, sono passati 10 anni dall'ultimo rinnovo. E proprio perché è un rinnovo storico, è cambiato il mondo, è cambiata la sanità, l'organizzazione della sanità, è cambiata la legislazione. Nel frattempo, dopo questo periodo di blocco di tutto, delle risorse, del personale e di quant'altro, è chiaro che è un rinnovo particolare. Non a caso il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto già a luglio, prima ancora dei comitati di settore, con una sorta di indirizzi degli indirizzi, per preparare, come dire, il terreno. Avvocato, io la interrompo perché poi ci torno sulla rappresentatività di chi va a discutere e a sedersi per il rinnovo contrattuale e sulla firma del contratto, perché saluto, e spero che mi ascolti, saluto Andrea Bottega, che è segretario nazionale del NURSIND, spero di non aver sbagliato qualifica, lo chiedo ad Andrea Bottega, che dovrebbe sentirci e dovrei sentire in studio. Mi sente? Sì, buonasera, sento, la dizione è corretta. Perfetto, allora, buonasera e grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Vado al cuore del problema. Il 23 febbraio, anticipando di 3 giorni rispetto alla data preventivamente, o meglio precedentemente annunciata, il 23 febbraio le sigle sindacali vicine al mondo infermieristico scendono in piazza per dire, diciamo, per protestare, per dire di no a questo rinnovo contrattuale che prevederebbe mediamente 85 euro al mese. Che cosa pensate di ottenere, Bottega, da questa manifestazione? Dunque, noi scioperiamo perché sostanzialmente le proposte contrattuali sono peggiorative rispetto al contratto attuale. Si parla di derogabilità dell'orario di lavoro e quindi non applicabilità della norma europea al comparto sanità, ci sono difficoltà di esigibilità di alcuni istituti contrattuali per il personale turnista, che il contratto non ne tiene conto, vedi il diritto alla mensa, la possibilità di avere permessi orari, la programmazione delle ferie. Abbiamo chiesto un aumento delle indennità che sono ferme al precedente secolo, siamo d'accordo con la valorizzazione dei percorsi clinici e di coordinamento, però la nostra visione è non sotto la forma dell'incarico, ma con un inquadramento a un livello DS per tutte queste realtà. Chiediamo delle agevolazioni per i lavoratori ultra 55enni turnisti, visto che sono il fenomeno degli esoneri a qualsiasi titolo, parla di un 15-20% della dotazione organica, le dotazioni sono sempre più vecchie, i carichi di lavoro sono sempre maggiori, abbiamo preso oggi dalla relazione del conto annuale che sono sempre meno gli infermieri, pur essendo sempre maggiore il bisogno di assistenza infermieristica.
Ci sono delle difficoltà legate all'istituto della mobilità tra i vari enti. Sappiamo benissimo che il personale infermieristico, o meglio gli neolaureati del sud, sono costretti o a emigrare in un altro stato o a spostarsi al nord, perché ci sono le regioni non in piano di rientro che possono assumere, però poi sono impossibilitati a tornare alla propria regione, perché il ministro Madia ha preso la materia della mobilità, l'ha tolta alla contrattazione e l'ha riservata alla legge, complicando il percorso di rientro. C'è un'introduzione ulteriore di precariato, e per tutti questi motivi noi è una lista infinita, mi permetto di dire, Bottega, di motivi. Mi sente? Sì. Sì, sì, no, dicevo, è una lista infinita di rivendicazioni, cioè è un contratto che ha punti di debolezza da qualunque punto lo si voglia vedere. Sì, certamente noi speravamo che il contratto fosse uno strumento per risolvere dei problemi che ci sono nell'organizzazione del lavoro. È ovvio che le cose sono più complicate, più complesse oggi, perché sono 9 anni che non si affrontano i problemi e quindi le difficoltà si sono cumulate. Non c'è un corrispettivo economico rispetto a un sacrificio organizzativo, e questo è un ulteriore problema, ma del resto la cifra degli 85 euro è frutto di un accordo confederale con il governo del 30 novembre 2016. È ovvio che questi sono limiti che noi non possiamo in qualche modo scalfire, però noi possiamo finalmente e unitariamente come infermieri manifestare il nostro dissenso. Allora, noi lo dichiariamo il 23 pubblicamente. La nostra intenzione è di dire agli infermieri di valutare le politiche sanitarie di questo governo e di esprimere il proprio dissenso nelle urne. Faccio una sì. precisazione a quanto esposto dal senatore Attolini. È vero la questione della RIA, è altrettanto vero che quegli stessi importi che sono per la dirigenza medica sono nettamente inferiori per la categoria del comparto, perché la RIA è cessata 10 anni prima, quindi bastava veramente pochi soldi per affrontare questo problema anche per il personale del comparto. Una precisazione ulteriore ad integrazione di quanto detto dall'avvocato sull'ipotesi di contratto. Per me l'ipotesi di contratto è il momento essenziale della contrattazione, perché una volta che si sottoscrive l'ipotesi di contratto, di fatto la contrattazione si chiude, cioè il tavolo ha raggiunto una maggioranza prevista del 50% più uno, del 51%, per poter chiudere su questo la discussione. Poi è vero, va sotto gli organi di controllo e si formalizza alla fine con la sottoscrizione definitiva. Però già l'ipotesi di contratto, chi si assume la responsabilità di firmare quell'ipotesi, dichiara la chiusura della discussione e della trattativa. Bottega, le chiedo di rimanere in linea ancora un minuto, perché do la possibilità al senatore Azzolini e all'avvocato di integrare, insomma, aggiungere eventualmente qualcosa alla considerazione che faceva il segretario del Nursin. No, confermo quello che ha detto, e che un po' va in linea con quanto aveva espresso. È stata una disattenzione grave, si è visto benissimo, e come ho detto erano sostenibili le somme utili per venire incontro al comparto infermieristico. È proprio questo che mi consente, come ha compreso il dottor Bottega, certamente di poter dire che questo problema si può e si deve affrontare, anche perché, come si può notare, questa indennità è stata trattata a parte rispetto al fondo sanitario nazionale, incrementandolo, no? di 30 milioni, poi di 40, 50, eccetera. E questa dimensione, addirittura inferiore, come ha detto il dottor Bottega, per gli infermieri, è una dimensione che confermo, è una dimensione sulla quale, lavorandoci seriamente, si può conseguire il risultato. Naturalmente, come ho detto, sarà utile il dialogo continuo con, diciamo, l'organizzazione. Io ho come miei riferimenti storici sia Saverio Andreola che Pinuccio Papagni, e con loro siamo pronti ad andare avanti. Avvocato?
Sì, io volevo dare un mio contributo perché ho visto qualche in giro qualche semplificazione sulla questione proprio orario di lavoro a cui veniva fatto cenno poco fa. È chiaro che il contratto collettivo della sanità, di più ancora di quello degli statali, almeno nelle bozze che ho visto, quella di dicembre, quella anche dell'altro giorno, come dire, incide parecchio, introduce dosi massicce di flessibilità nella materia dell'orario di lavoro del personale della sanità, introducendo l'orario multiperiodale. Cos'è l'orario multiperiodale? E la durata dell'orario, sia quella media, quella normale, che quella massima e comprensiva dello straordinario, non vengono più rapportate alla singola settimana lavorativa, ma a un arco temporale più ampio, che può essere di 4, di 6 e addirittura di un anno. Quindi come durata media, per cui in una settimana io posso lavorare anche 28 ore per restare a quello che ho letto in una bozza, e in un'altra settimana o in un altro periodo anche 44 ore, l'importante è che poi la durata media rimanga di 36 ore. E così lo stesso meccanismo anche per la misurazione della durata massima dell'orario. Ora, questi meccanismi di flessibilità oraria sono in realtà inseriti in una legge del 2003 che attua una direttiva comunitaria. Sono previsti anche, come dire, dei limiti invalicabili, effettivamente, come veniva detto poco fa, o meglio, invalicabili relativamente, per esempio quello dell'orario del riposo giornaliero. Ci deve essere almeno un riposo di almeno 11 ore continuative tra un periodo di lavoro e l'altro. Però ecco, per questo riposo prima era previsto che non si applicasse per il personale della sanità, era prevista proprio una deroga tout court, così come era previsto che non si applicasse il limite della durata massima dell'orario di lavoro per il personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, quindi anche gli infermieri. Poi ovviamente su impulso anche delle sentenze della Corte di Giustizia europea è intervenuta una legge nel 2014 che ha abrogato queste deroghe. Però qual è lo stato che è venuto fuori, lo stato del sistema che è venuto fuori da questa successione di abrogazioni, sentenze, eccetera? È venuto fuori un sistema per cui i limiti, sia per il riposo giornaliero, no? Quello delle 11 ore di cui dicevo, sia il limite per la durata massima settimanale, si applicano anche al personale sanitario della sanità, salvo casi di deroga che vengono stabiliti da chi? Proprio dal contratto collettivo. Allora, il contratto collettivo, si attendeva il contratto collettivo come l'occasione per disciplinare queste deroghe. Concludo dicendo soltanto, è una mia impressione, ecco, sia negli indirizzi, o meglio, più che negli indirizzi, nelle bozze che ho letto, forse c'è un atteggiamento un attimino leggero nello specificare i casi in cui si può pensare al riposo di meno di 11 ore. Bisognerebbe, ecco, approfittare di questa occasione per specificare meglio. Si parla genericamente soltanto il caso di interventi chirurgici che vanno oltre la durata prevista, o il caso di assenze impreviste di personale, perché la legge, tra l'altro, dice anche che sì, è possibile prevedere delle deroghe peggiorative alla durata minima del riposo giornaliero, ma ci devono essere adeguati sistemi compensativi di protezione delle persone, degli operatori, come per esempio il prevedere, mi permetto di dare questo contributo, che negli adeguati piani di turnazione, per cui non capiti il rischio dello sforamento indietro, al contrario, peggiorativo delle 11 ore, sempre alle stesse persone. Bottega, torno da lei per chiudere. Voi scendete in piazza il 23, ma dicevo, avevate inizialmente previsto il 26. Questo cambio di data, io leggevo proprio poco prima di cominciare questa diretta, che insomma fa arrabbiare qualcuno nel mondo infermieristico, perché dice vabbè, andiamo, facciamo lo sciopero, facciamo una manifestazione nello stesso giorno in cui lo fanno i medici, non se ne accorgerà nessuno che noi abbiamo manifestato, non se ne accorgerà nessuno della nostra protesta. È d'accordo con questa chiave di lettura? Spero di no, nel senso che fino a qualche ora prima del nostro invio del
della proclamazione dello sciopero, le date erano, la data del 26 decisa era disponibile. Cosa è successo? È successo che i sindacati della dirigenza hanno spostato il loro sciopero fissato per l'8 e il 9 semplicemente qualche ora prima alla commissione, ha comunicato alla commissione di garanzia lo spostamento al 23. Quindi quando abbiamo inviato noi la richiesta, di fatto i medici avevano una prelazione sulla data del 23, e per il principio di rarefazione degli scioperi, che norma appunto la disciplina sui servizi pubblici essenziali, abbiamo dovuto o spostare lo sciopero o rinunciare a farlo prima delle elezioni. Proprio per quello che dicevo prima, cioè che noi vogliamo manifestare il dissenso verso le scelte politiche di questa, di questo governo nei confronti della sanità, abbiamo ritenuto necessario farlo prima delle elezioni, e l'unica possibilità che c'era data era di sovrapporlo a quello dei medici. Io sono convinto che la categoria infermieristica è in una sofferenza tale che forse è il momento giusto per poter farci vedere più dei medici, più di altre categorie, e io spero che così accada. Quindi gioco forza, il 23 abbiamo dovuto ripiegare su una soluzione comune che tutto sommato però penso dia anche a tutta la sanità e al destino del Fondo Sanitario Nazionale le politiche governative per i governi futuri nella sanità sono importanti. Veniamo da un quinquennio dove la sanità si è dimenticata, e io spero che anche questo segnale che lancia la sanità pubblica sia colto dalle forze politiche per una maggiore considerazione a vantaggio non solo di chi ci lavora, ma soprattutto di tutti i cittadini. Io ringrazio Andrea Bottega, segretario nazionale del NURSIND, lo ringrazio per il suo contributo, il suo intervento, la sua disponibilità. Ovviamente ci continui a seguire adesso in diretta streaming sui canali che, insomma, ricordo sono NARS Times, Assocare News, NARS 4.0 e poi i due canali ufficiali, Collegio IPAS Vibari e Collegio IPAS Vibat. Grazie ancora per il suo contributo. Possiamo chiudere questa telefonata, lo dico alla regia, e preparare ovviamente il secondo intervento. Vado dal senatore Azzolini, perché qui le chiedo però proprio un flash di natura politica e non soltanto legata al discorso del rinnovo contrattuale, a questo sbilanciamento che è venuto fuori in commissione. Ma perché la sanità non si riesce a rendere un comparto, uso un termine tranquillo, mi verrebbe da dire, perché la sanità non si riesce a curare? No, ricordo una battutaccia, ma che è senso comune, ma tu dici dall'ospedale vuoi la salute, e quindi voglio dire, che forse provo a pensare, la sanità ha un problema, ha troppi centri di decisione frammentati. La Costituzione attribuisce alle regioni la titolarietà della sanità, ma naturalmente, per esempio, i contratti sono fatti invece dall'ARAN a livello nazionale. Una serie di competenze, penso agli IRCS, sono competenze del Ministero della Salute. In ogni caso il Ministero della Salute c'è e interviene in queste vicende. Le direttive europee oggi anche in sanità si fanno sentire, ed allora forse per la sanità c'è bisogno, più che per ogni altro settore, di una fortissima semplificazione della normativa. Ora il collega avvocato è sicuramente più aggiornato sul piano esegetico, cioè dell'interpretazione, ma per chi come me le ha viste le norme nella loro formazione sa che sono troppe, quasi sempre sovrapposte,
lasciano all'interprete, all'esegese, all'avvocato un compito duro e con molte deroghe, punti oscuri, contenziosi, eccetera. Io credo che la semplificazione della normativa deve essere il compito di una legislatura. Le commissioni devono mettersi e semplificare sia i testi, sia le procedure di decisione e di applicazione. Per questo credo che la sanità soffra più di ogni altra di questa eccessiva normativa. Tra un po' dovremmo avere in collegamento telefonico, fatemi un cenno, allora già in collegamento telefonico Gianni Recchia, che è della segreteria generale della FIALS, che ringrazio, saluto, penso che ci ascolti e noi adesso lo sentiremo in studio. Buonasera Gianni Recchia. Buonasera a voi, grazie. Buonasera, allora le chiedo di pazientare perché chiedo anche al presidente Andreula un'ulteriore... Buonasera a voi. Chiedo di pazientare, forse mi arrivava il ritorno un po' con qualche istante di ritardo. Allora dicevo, chiedo al presidente Andreula un ulteriore veramente contributo riflessivo su questo primo giro che abbiamo fatto a proposito del rinnovo contrattuale, delle istanze. Abbiamo sentito il segretario del Nursing Bottega elencare una serie di situazioni sui quali gli infermieri insomma scendono in piazza. Beh, la materia, come si è avuto occasione di rilevare, è molto complessa. Ovviamente da questo punto di vista chi fa e che cosa in tema di sanità deve assumersi la propria responsabilità. È chiaro che da un punto di vista politico ci sono delle responsabilità, così come esistono a catena delle ulteriori responsabilità che sono, come diceva giustamente il senatore Antonio Azzollini, all'interno delle regioni. Con la modifica al titolo quinto della Costituzione, tra l'altro argomento controverso, nel senso che mi ricordo quando all'epoca fu presentato come progetto politico, ci era la parte contraria che versava, quindi la sinistra che versava il progetto, che era stato, se non vado errato, leghista, avversava e diceva che quando andiamo noi al governo riporteremo nell'alveo della competenza esclusiva dello Stato il governo del sistema sanitario, cosa che ovviamente non è avvenuta. Di contro assistiamo a una modalità di governo del sistema sanitario e quindi delle risorse che sono reversate alle regioni per controllare, diciamo, e per erogare i cosiddetti LEA, che qualche volta diventa strumento di inclusione o di esclusione a seconda di come lo si interpreta, per cui vengono meno anche i presupposti di cui alla legge costituzionale del diritto alla salute, laddove in ogni regione c'è una qualità prestazionale. Ma anche per quanto riguarda gli infermieri, ogni regione ha un livello di attenzione sulla rappresentanza professionale, un livello organizzativo che coinvolge gli stessi, un livello di partecipazione. Faccio la polemica, ad esempio, sulla Puglia, che ha voluto imitare il sistema regionale della Toscana facendo nascere il Consiglio Sanitario dei Sanitari, incredibile ma vero. Nella ratio della norma prevede la rappresentanza di tutte le professioni interessate disponibili a dare un contributo a determinare la politica sanitaria, nell'ambito dell'articolato di fatto esclude gli infermieri e altre 11 professioni. Cioè una cosa ridicola che fa ridere l'Italia. Ecco perché dico, come giustamente diceva il senatore Antonio Azzollini, bisognerebbe semplificare ed avere un'unica regia come linea di lettura di contesto. Allora, torno da Gianni Recchia, della segreteria generale della FIALS, per sapere se le piace questa, la posso definire, bozza di contratto del comparto sanità. Si tratta soltanto di una bozza che è di parte soltanto dell'ARAN, non siamo ancora entrati nel merito, entreremo nel merito vivo della trattativa probabilmente il 12, come diceva l'avvocato Toscano. Il 12 l'ARAN presenterà un articolato che riunisce tutte le proposte ARAN con quelle che sono le integrazioni e le richieste delle organizzazioni sindacali. Noi proprio ieri abbiamo avuto un incontro
alla conferenza delle regioni con il presidente del comitato di settore Massimo Garavaglia, dove abbiamo detto e dichiarato che la trattativa all'AN va notevolmente a rilento, ma che comunque vi sono due necessità prioritarie. La prima che è legata alle risorse economiche e l'altro in merito ai rinnovi contrattuali. Noi abbiamo chiesto che la conferenza delle regioni, il comitato settore e le regioni coprano totalmente gli 85 euro che sono stati stabiliti nella legge di stabilità. Attualmente nella sanità non si tratta di 85 euro ma di 78 euro e quindi necessita coprire fino a 85 euro. E con quello che ha fatto ieri il comitato di settore, con un ulteriore atto di indirizzo inviato al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanze, ha cercato in tutti i modi un ulteriore finanziamento. Perché se così fosse, gli 85 euro medi li troviamo all'infermiere inquadrato nel D2, mentre gli infermieri, la maggior parte degli infermieri, oltre il 50%, collocati verso il D4, avranno oltre 100 euro mensili. Certo non è tanto, certo non è quello che bisogna dare agli infermieri, ma ci sono altre richieste e con un flash abbiamo richiesto, oltre gli 85 euro medi da finanziare, ulteriori risorse economiche da parte delle regioni che vadano a finanziare le indennità dei dipendenti che sono bloccati da oltre 10 anni, come rendere veritiere quelli che sono gli incarichi all'interno del sistema sanitario per le professioni sanitarie nella circostanza e per gli infermieri, non soltanto gli incarichi gestionali ma anche gli incarichi professionali per il professionista specialista e il professionista esperto. Perfetto Gianni Recchia, io la ringrazio anche perché avevamo problemi sul ritorno, ovviamente esatto. Sì, ci stava ascoltando con la diretta streaming. Io la ringrazio per il suo intervento, ricordo Gianni Recchia della Segreteria Generale della FIALS, avremo un ultimo contributo telefonico, torno dall'avvocato Toscano perché riprendo una riflessione, le chiedo ovviamente anche qui un paio di considerazioni rapide, riprendo la riflessione che faceva nel primo intervento, e cioè adesso bisognerà firmarlo questo, diciamo questo contratto, e allora innanzitutto chi lo firma e poi da lì le chiedo anche una riflessione su una iniziativa che a livello nazionale ha riscosso una certa eco, una certa enfasi, perché sono state raccolte decine di migliaia di firme nelle quali con queste decine di migliaia di firme si chiedeva all'ARAN di poter essere convocati al tavolo della discussione contrattuale. Chi lo ha fatto ha fatto una sorta di iniziativa, verrebbe dire privata, seppur politica, ma iniziativa privata. L'ARAN in maniera molto gentile ha detto non siete come dire rappresentativi, legittima. Non siete legittimati a sedervi al tavolo. Allora chi è legittimato a firmare il contratto e se quella iniziativa potrebbe avere comunque un seguito, un riscontro? Ma chi firma il contratto? Ci sono dei sindacati, la legge prevede dei criteri di rappresentatività, sono i sindacati rappresentativi che vengono chiamati alla firma del contratto, innanzitutto alle trattative per la firma del contratto collettivo nazionale. Ovviamente un gruppo, voglio dire, che si costituisca spontaneamente per rappresentare istanze, delle richieste al di fuori dei canali di rappresentatività istituzionale che sono quelli appunto sindacali, hanno una loro rilevanza di carattere, come dire, sociale, ma non certamente di carattere istituzionale. Ovviamente esprimono
come gruppi, come istanze rappresentative in senso lato possono esprimere quelle che sono delle situazioni di sofferenza, di disagio, delle richieste, delle rivendicazioni, però poi spetta alle organizzazioni sindacali valutare queste pressioni, valutarne, come dire, la serietà, la ragionevolezza e portarle, poi canalizzarle al tavolo della trattativa, dove, ripeto, possono stare solo i sindacati. Quindi è ovvio che poi noi parliamo, voglio dire, di un settore, quello della sanità, dove, che vogliamo dire, spesso è una specie di insieme di mestieri, ha una forte caratterizzazione, come dire, di legame con il mestiere. Ecco, il vostro, io mi trovo in una sede che rappresenta in particolare gli infermieri, e gli infermieri nell'ambito della sanità hanno, voglio dire, delle rivendicazioni fortemente caratterizzate dalla loro, fortemente identitarie. Ora, si arriverà questa bozza di cui parlava Gianni Recchia, che è stata presentata ieri. Io voglio dire, non vorrei, ecco, essere una voce stonata fuori dal coro, però voglio dire che ha anche degli aspetti che vanno considerati positivamente, a mio modo di vedere. Io sono rimasto impressionato positivamente anche da tutta la disciplina, la nuova disciplina sugli incarichi, di cui i nostri amici probabilmente vogliono anche conoscere, gli incarichi di organizzazione, gli incarichi professionali, l'infermiere professionista esperto, l'infermiere professionista specialista. Cioè, per sintetizzare, è come se tutta la materia degli incarichi dirigenziali fosse allargata all'area D, ma non al di fuori di quelle che sono le logiche delle vecchie posizioni organizzative soltanto, ma viene allargata sostanzialmente in modo da valorizzare che cosa? Da valorizzare lo spirito della competenza, da valorizzare la motivazione, da valorizzare la responsabilità. Cioè, non dimentichiamo che questo contratto collettivo interviene a un anno dalla riforma sulla responsabilità da esercizio delle professioni sanitarie, che ha riguardato e riguarda come in prima persona proprio gli infermieri oltre ai medici. Ed è ovvio che in questo percorso, in questo connubio tra contrattazione collettiva e legge, il contratto collettivo deve andare a valorizzare gli aspetti della competenza, della motivazione. Questo è un contratto collettivo antitetico al tormentone. Vi ricordate da dove ci eravamo lasciati al momento del blocco dei contratti? Il tormentone del pubblico impiegato fannullone. Questo è un contratto collettivo che va in controtendenza, è un'apertura di credito verso determinate figure, in particolare verso gli infermieri, ai quali si dice: voi non sarete infermieri basta o tutt'al più coordinatori, ma avrete la possibilità, ovviamente con percorsi di studio, di rivestire degli incarichi che sono incarichi, possiamo dire, paradirigenziali. E su questi incarichi si misurerà la vostra motivazione innanzitutto, che è la miglior leva per la produttività di un'azienda sanitaria, la vostra competenza e la vostra responsabilità. Avvocato, io la interrompo perché dovremmo avere l'ultimo contributo telefonico, nel senso che abbiamo l'ultimo collegamento in diretta, poi abbiamo un po' di domande dagli utenti che ci stanno seguendo in streaming su diversi canali social, tra questi anche AssoCare News, il cui direttore è Angelo Ricchi Del Vecchio, che è in collegamento telefonico, che ringrazio due volte, proprio perché anche lui racconta il mondo infermieristico dal suo punto di osservazione. Allora vorrei sapere cosa ne pensa di questa, posso usare il termine battaglia, lo chiedo ad Angelo Del Vecchio, posso usare il termine battaglia sul rinnovo contrattuale? Buonasera. Buonasera, può usare certamente il termine battaglia, perché di battaglia si tratta. Ovviamente lo scenario che vediamo è quello di un mondo infermieristico ancora diviso. Per fare degli scioperi in giornate separate non so se porterà i risultati che speriamo un po' tutti. Io però volevo intervenire e fare in questo caso il giornalista. Da alcuni giorni, da alcune settimane, noi ci stiamo occupando di problemi che riguardano i giovani infermieri.
Nello specifico volevo intervenire chiedendo delle delucidazioni ai presidenti delle FASB, ai politici, ai legali presenti, rispetto ai contratti a prestazione occasionale o comunque ai contratti di natura interinali. Sono tantissimi i colleghi, forse migliaia, c'è chi parla di 5.000, chi di 10.000 colleghi, che lavorano a tempo determinato con contratti di natura interinale e lo fanno nel privato ma soprattutto nel pubblico. Nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, questa tipologia di contratto sarà rivisto, sarà ripensato, perché tutti i giorni assistiamo, e noi lo vediamo come giornale, assistiamo a colleghi che sono stufi, sono stanchi, sono sfruttati, sono sottodimensionati più di chi effettivamente oggi si lamenta. Queste sono persone, sono giovani infermieri che lavorano con contratti anche di un mese, rinnovati di mese in mese, e non hanno diritto di fatto a ferie, a permessi e via discorrendo. Volevo capire se nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro erano previsti anche questi tipi di contratti che sono di natura privatistica ma nel pubblico. Grazie. Perfetto, Angelo, io ti ringrazio e ti saluto già anticipatamente per il tuo contributo. Partiamo dall'avvocato rapidamente, poi però un flash di riflessione lo facciamo anche con gli altri ospiti. Rapidamente, anche qui diciamo innanzitutto che il contratto collettivo in corso di stipulazione considera un'evoluzione normativa. L'evoluzione normativa degli ultimi anni in materia di contratti a tempo determinato si chiama stabilizzazione. La Madia ha introdotto una nuova stagione di stabilizzazioni. È ovvio che non si può andare, voglio dire, alla rincorsa nel medio tempo tra contratti a tempo determinato e quindi precariato e poi fase di stabilizzazioni. La premessa di questa nuova stagione di stabilizzazioni è che si debba veramente stringere al massimo le maglie di utilizzo di queste forme flessibili di utilizzo della manodopera degli operatori in sanità. Ridurre effettivamente il ricorso sia al contratto, ancora di più al contratto di lavoro a tempo determinato, ma anche al contratto di somministrazione di manodopera ai casi veramente straordinari ed eccezionali, perché altrimenti queste sono ovviamente strade attraverso cui si introduce nuovo precariato e nuova precarietà oltre che precariato. Questo è il rischio. Per il resto voglio dirle che il contratto collettivo si preoccupa di stabilire sia i contingentamenti, no, i limiti percentuali entro cui si può far ricorso al contratto a tempo determinato o alla somministrazione di manodopera, sia di precisare in vari passaggi un principio che è poi presente anche qui nel diritto dell'Unione Europea, che è il principio di non discriminazione. I lavoratori a tempo determinato, così come i lavoratori somministrati, hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo indeterminato, ovviamente il tutto proporzionato al periodo di lavoro per il quale essi sono impiegati. Vi è poi un'altra disposizione molto importante che mira anche a chiarire una volta per tutte un qualcosa su cui spesso si scivola nella prassi applicativa, che è quella del riconoscimento dell'anzianità di servizio dei lavoratori a tempo determinato quando passano a contratto a tempo indeterminato. La cosa che è scontata secondo il diritto comunitario spesso non è scontata nelle prassi applicative delle varie ASL, e questo il nuovo contratto si preoccupa anche di precisarlo. Anche sui trattamenti accessori, sui trattamenti legati al merito, sui trattamenti legati alla performance, il contratto collettivo ribadisce spesso che anche i lavoratori a tempo determinato hanno diritto di accedere a questi benefici. Avvocato, la ringrazio, ma insomma, tra un po' entreremo nella fase conclusiva con le domande degli amici che ci stanno seguendo sul web. Riflessione alla domanda di Del Vecchio anche da parte del Presidente Papagni?
Sicuramente l'ordine delle professioni infermieristiche è sensibile a ogni tipo di problematica che attanagliano i giovani infermieri che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro e che vedono come prima opportunità quella della libera professione, per cui contratti atipici che, come diceva l'avvocato, andrebbero contrastati insomma, attenendosi a quelle che sono le regole europee, quindi magari mettere anche sul piatto altre situazioni che parliamo di precarietà ma anche di sfruttamento degli infermieri, quindi maggiore attenzione anche da parte dell'ordine in questo senso. Noi abbiamo costituito appunto proprio per contrastare le cosiddette false partite IVA una commissione di lavoro appunto sulla libera professione, ma anche una commissione di lavoro che appunto vada ad attenzionare questo mercato della libera professione che molte volte nasconde appunto partite IVA false. Quindi noi siamo come dire sensibili a ogni tipo di problematica, cerchiamo di proporre e di dare dei correttivi e su questo l'ordine ovviamente si spende molto. Proviamo a farci stare anche le risposte agli utenti che hanno scritto sulle nostre pagine durante questa diretta. Proviamo a farci stare tutto in una decina di minuti perché insomma vogliamo rispettare i tempi televisivi, anche se siamo attraverso i nuovi media. Ci scrivono: dopo 9 anni siamo ancora alle ipotesi a proposito di contratto, nel frattempo continuiamo a perdere soldi e diritti, basta politica al ribasso, siamo stufi e incavolati, qui l'abbiamo un po' edulcorata, delle prese per i fondelli. Mi verrebbe da capire chi prende per i fondelli, chi? Non so se il senatore Azzolini su questo voglia dire la sua, chi prende, chi? Loro si sentono presi per i fondelli, io ritengo dalla parte politica, non soltanto dai loro rappresentanti. No, insomma, ho detto prima che mi sono occupato in particolare di questa vicenda della retribuzione di individuale di anzianità, perché è il problema specifico che mi è stato posto, mentre il collega Toscano ha dialogato anche con gli altri dirigenti sindacali sul contratto nel suo complesso. Quindi non mi soffermo su questa parte. Per quel che riguarda questa particolare legge, che forse avrebbe anche dato un minimo di, diciamo, di riscontro al disagio, di riscontro alla sensazione che mi viene sottoposta, posso dire che in effetti questo modo di legiferare induce nella gente talvolta la sfiducia, una sfiducia che è molto difficile poi da recuperare. Quindi io non credo che qualcuno volesse prendere in giro quest'altro, ripeto, quando c'è il dolo è più facile da scoprire. Credo invece che questi meccanismi che si trascinano, queste, diciamo, forme di attenzione solo alla pressione del momento, come sarà stata quella della dirigenza sanitaria, inducono nelle persone, o nei ceti o nei lavori esclusi, inducono questa sensazione di sfiducia. Quando questo induce una sensazione di sfiducia in una intera categoria, in una categoria importante, essenziale per la salute dei cittadini, bisogna rimediare in fretta. Penso che l'unico modo per rispondere a quell'infermiere incavolato, come lei ha detto, è questo. Sentiamoci continuamente e mettiamo su un tavolo che, indipendentemente dal quadro normativo di cui si stanno occupando i legali e le organizzazioni, ma sul piano politico-parlamentare individui delle soluzioni che mettano rimedio a delle evidenti ingiustizie. Raffica di domande, chiedono se nel nuovo contratto sia previsto un numero di infermieri per ogni paziente, ci scrivono, ci chiedono anche se si può ridefinire un'organizzazione di lavoro che qualifichi le professioni infermieristiche. Una riflessione abbastanza ampia è
ci pongono all'attenzione, pongono alla nostra attenzione l'annosa questione riguardante il diritto all'aspettativa in caso di vincita di avviso pubblico. Molte aziende negano la concessione dell'aspettativa ritenendola discrezionale. La giurisprudenza si è espressa in maniera bivalente, sebbene una circolare dell'Aran abbia chiarito l'assenza di discrezionalità in tal caso. Sarebbe perciò utile sottolineare in occasione di questo rinnovo la specificità di questo tipo di aspettativa, in quanto un elemento fonte di dubbi è stata la locuzione altresì. Si chiede se sarà prevista una reperibilità in ogni reparto per sopperire ai casi di malattia, infortuni. Poi vedo che le domande arrivano a raffica. Il riposo compensativo verrà abolito e finalmente sostituito con lo straordinario? Perché l'infermiere che lavora nell'azienda pubblica dopo 8 anni riceve il primo scatto di anzianità, mentre lo stesso infermiere nell'azienda pubblica deve impiegarci 20 anni? E poi, con il decreto Renzi, 80 euro, il nostro stipendio è come quello degli OSS. L'ultima considerazione sullo sciopero ve la chiedo dopo. Questa raffica di domande richiedono una risposta unica, perché i tempi sono televisivi, e lo dico all'avvocato Toscano. Sì, rispondo a quelle che mi ricordo delle tante. Sulla valorizzazione della professionalità degli infermieri, la mia risposta è sì, però si può fare di più. Sì, per quello che ho già detto prima sulla previsione degli incarichi, della valutazione a mo' di quello che avviene già per i dirigenti, con una forte motivazione anche di carattere economico. Si poteva fare di più, però probabilmente non in questa sede, cioè di contratto collettivo, perché, come veniva detto in apertura, l'idea di introdurre anche per gli infermieri, a questo punto, per completare il percorso della competenza e della responsabilità e della motivazione, l'idea di introdurre la libera professione anche per gli infermieri mi sembra un'idea vincente, un'idea ragionevole e saggia, per la quale però probabilmente occorre il supporto legislativo, e quindi è un discorso che sicuramente in fieri si può promuovere. Altre questioni, altre domande che venivano poste dagli ascoltatori sulla questione dell'aspettativa, anche lì la mia risposta è confortante e positiva, perché ho letto nelle varie bozze, stiamo parlando di bozze, cioè di ipotesi, di accordo. Ho letto della previsione invece come fattispecie, voglio dire, di aspettativa non discrezionale, quella appunto del passaggio ad altra azienda a seguito della, ma anche ad altra amministrazione, non soltanto azienda sanitaria, a seguito di passaggio con avviso pubblico, è previsto. Ma devo dire, più in generale, c'è tutta una parte del contratto collettivo su cui c'è l'accordo anche dei sindacati già, che possiamo definire di welfare contrattuale, che prevede sostanzialmente tutta una serie di maggiore elasticità nella possibilità di concessione di permessi orari, sia anche per motivi di studio, di aggiornamento professionale, una particolare attenzione anche, ahimè, a quelle situazioni particolari di terapie salvavita, la possibilità di una banca delle ore e, in una delle ultime bozze, anche la possibilità di semplicemente flessibilizzare in autonomia l'orario di lavoro attraverso la richiesta di permessi orari da recuperare in un limite massimo di 36 ore. Altre domande? Non me le ricordo. Erano tante. Vado dal Presidente Andreu, leggendo un'altra riflessione, e poi veramente andiamo alla conclusione. La vostra sensibilità non ci basta più, vogliamo fatti, non parole, soprattutto da parte dei sindacati che da molti anni dormono, è scritto tra virgolette, o meglio, molto attenti alle loro poltrone e portafogli. Leggo un'ultima ancora arrivata, poi non le leggo più, perché altrimenti sicuramente la politica non è presente, l'ordine invece sì. Io personalmente conosco i presidenti, chi scrive, insomma, vi fa un elogio, i presidenti degli ordini di Bari e della BAT sono persone che ogni giorno si battono contro tutto e tutti per far valere la professione e i diritti degli infermieri. Presidente Andreula, poi
Sì, no, io ringrazio. Quello che volevo dire è questo. Insomma, c'è di che essere incazzati, nel senso che... Vabbè, io non l'avevo letto, non l'avevo detto, sì, però l'avevano scritta così. Ma io lo dico in maniera molto chiara, perché ovviamente noi siamo abituati, come Presidenti PASBI, a far nostre, diciamo, per certi versi, le preoccupazioni e, come dire, e le considerazioni che gli infermieri stessi esprimono nella quotidianità, si può dire, perché si trovano di fronte a 100.000 difficoltà. Una domanda intelligente che forse sarebbe il caso di affrontare, non fosse altro perché è una delle, diciamo, situazioni in cui sarebbe necessario porre rimedio, è quella di determinare gli organici. Cioè, oggi come oggi, gli organici sono stati determinati esclusivamente attraverso le norme di bilancio. Cioè, nel senso che sono state finanziarie che hanno stabilito il costo del personale e ogni regione ha fatto le proprie scelte in termini di organici utilizzando, come dire, i vincoli di bilancio che le finanziarie hanno prodotto. Io voglio ricordare che in quest'ultimo periodo le evidenze scientifiche ci hanno consegnato dei modelli organizzativi adeguati che vanno a strutturare nel proprio interno delle, come dire, buone pratiche, ecco, un termine che spesso viene utilizzato in particolare nella legge Gelli per evidenziare il livello di responsabilità. Bene, in Italia, diversamente da quanto accade negli altri paesi della Comunità Europea e in altri paesi, come dire, anglosassoni, non abbiamo un riferimento normativo certo su quale deve essere la dotazione organica. Ogni regione si diverte ad accreditare le strutture sanitarie e siccome abbiamo un depauperamento concreto e non abbiamo modelli organizzativi nel nostro sistema sanitario, non si fa altro che confermare quelli attuali su base economica, ma non considerando le evidenze scientifiche che vanno a modificare lo stato di cose. Faccio un esempio banale. Eravamo a 12 medici per un reparto di 12 posti letto di geriatria, continuano a starci 12 medici quando sarebbe opportuno averne, diciamo, 4 o 5 massimo, considerando gli standard. Faccio un esempio che può suonare come polemico nei confronti, diciamo, di un'altra professione, ma non lo è. Non siamo ancora oggi riusciti, nonostante il governo Prodi aveva con una legge finanziaria invitato le pubbliche amministrazioni a dare senso organizzativo al sistema, altrimenti le risorse non sarebbero state liberate, ancora oggi purtroppo siamo in questa condizione. Mi date un flash, ma proprio un flash, favorevoli o contrari allo sciopero del 23? Beh, per esprimere il dissenso e quindi protestare, per far sentire la propria voce, per dire che noi ci siamo e per invitare la politica a tenerci in debita considerazione, certamente sì. Favorevoli o contrari? Sì, sempre al fianco degli infermieri, perché siamo, come diceva appunto in alcuni commenti, gli infermieri sono arrabbiati. Io volevo solo aggiungere qualcosa per concludere. Oggi abbiamo tanti infermieri che non riusciamo a trattenere nel nostro territorio, che formiamo in Italia, ma che sono costretti ad andare all'estero, proprio perché, come diceva il collega Andreula, non abbiamo una organizzazione evoluta che consente loro di poter esprimere la loro professionalità in ambiti specifici, perché abbiamo un territorio che viene valorizzato solo sulla carta, ma mancano gli infermieri che potrebbero prendersi carico delle problematiche di salute dei pazienti. Per cui abbiamo davvero tanto da cambiare, lo chiediamo ovviamente alla politica e ai sindacati, noi siamo sempre vicini agli infermieri, per cui ci saremo in piazza. Grazie al senatore Antonio Azzolini, già presidente della Commissione Bilancio del Senato, grazie all'avvocato Nicola Roberto Toscano, specialista e cultore in diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l'Università degli Studi di Bari. Grazie, grazie al presidente dell'IPASVI BAT Giuseppe Papagni e grazie al presidente dell'IPASVI Bari Saverio Andreula, che è stato anche in parte padrone di casa per questo dibattito. Grazie a chi ci ha seguito su NARS Times, AssoCare News, NARS 4.0 e poi sulle pagine dell'IPASVI di Bari e dell'IPASVI BAT. Con questo dibattito noi abbiamo aperto, insomma, una sorta di breccia per discutere del rinnovo contrattuale. Ci ritroviamo in altri appuntamenti. Buon proseguimento ovviamente con la lettura e la visione delle nostre pagine. Grazie ancora, buonasera a tutti.